realizzarlo insieme a 28 giovani che in una piccola casa sognano qualcosa di bello per l'agricoltura italiana. E domanda per te, ma perché diciamo, a quale domanda volete rispondere voi 28 giovani, diciamo? Cioè, qual è il... La domanda che è nella visione di Vasato, vediamo giovani che non fanno più le valigie per andarsene, ma che preparano posti letto per accogliere altri giovani da tutto il mondo. Questo è quello che noi sogniamo, siamo giovani che agli scioperi di protesta preferiscono le occasioni proposta, che al lamento preferiscono il fermento, non amano chi fa da sé ma chi fa per te, quindi stiamo cercando di, come dire, andare incontro all'individualismo che ha determinato, come dire, la poca crescita dell'agricoltura nel nostro territorio, e alternare adesso, come dire, la collaborazione, la co-creazione attraverso un progetto di filiera colta con la L, perché laddove entra la cultura in agricoltura non c'è bisogno di finanziare l'aggregazione, ma l'aggregazione, come dire, è qualcosa che nasce in maniera spontanea. Bene, lei Giovanni Gianola del consorzio Premax. Grazie, mi chiamo Giovanni, dedico il consorzio Premax a Premana. È la tipica storia del classico distretto artigianale italiano, quindi una sede ben localizzata, circoscritta geograficamente in montagna, 1000 metri di altitudine, 2500 abitanti, che ha una tradizione produttiva artigianale secolare. Esistevano le miniere estrattive del ferro a Premana e da lì è nata la capacità dei fabbri di produrre forbici e coltelli. Siamo a 50 km a nord di Lecco e abbiamo l'onore e la responsabilità di riuscire a proiettare questa forte tradizione produttiva e questa forte capacità, diciamo, nel futuro. L'idea è quella di e sui mercati e sulle nuove sfide, diciamo. L'idea è quella di riuscire a resistere in montagna, riuscire a dare a questa eccellenza produttiva italiana. Più del 95% delle forbici prodotte in Italia è fatto a Premana, esiste qualcosa ancora con gli amici di Frosolone e Molise, ma poi purtroppo si sta perdendo questa situazione. La parte interessante è che le logiche e le traiettorie di sviluppo sono quelle dell'aggregazione, cioè quella dei cerchi concentrici, come mi piace dire, sostanzialmente la capacità di riuscire ad aggregare questi artigiani produttivi, questa eccellenza italiana, per fare massa critica su varie linee e traiettorie di sviluppo, finanziarie, innovazioni di prodotto, processo, internazionalizzazione, e riuscire a fare un salto in avanti. Allora, come un po' si sa, io vengo da Val Tiberina. Qui si sta realizzando un'esperienza che io sento fortemente significativa, forse anche un po' significativa di un tempo. In questo senso credo che le aree interne siano veramente laboratori di spazi e molto più ampi. Sansepolcro è una città di 16.000 abitanti. Qui nel 2013 l'allora assessore conduce la mia amica compagna di rigenerazione Ilaria Margutti all'interno di uno spazio, si può dire vuoto urbano, nel pieno centro di Sansepolcro, a 50 metri dal museo civico, e dimostra 2.000 metri quadrati di uno spazio abbandonato dagli anni 90. Ilaria, che è un insegnante e anche un artista, cosa c'ha? C'ha l'energia dei suoi ragazzi, chiama tutti gli studenti che in quel momento erano con lei. Lei è una di quelle prof che ognuno si augurerebbe di incontrare nel proprio cammino, nel cammino dei figli, evidentemente. E questa popolazione di ragazzi di 16 anni cominciano a pulire questi 2 metri quadrati, pulire dopo 30 anni di lavori lasciati incompiuti. Scoprono uno spazio che è completamente diverso da quello del resto della città, perché è uno spazio non finito, una specie di archeologia industriale, ma non è un'azienda, non è una fabbrica, ma è un'ex caserma. Qui si cominciano a fare delle mostre di arte contemporanea pazzesche, assolutamente visionarie, insomma, rispetto appunto alla tradizione rinascimentale che un po' caratterizza il nostro territorio. 2015, il gran colpo di fortuna, e non lo dico a caso, dichiarazione di inagibilità dello spazio dai vigili del fuoco. Io lo chiamo così perché quella che è stata la più grande crisi di caserma archeologica ha posto uno stop a quel fermento spontaneo e volontario di quei 2 anni e ci ha costretto a progettare sul medio e lungo periodo.
Così che dopo un momento di defaianza forte abbiamo iniziato veramente a lavorare insieme tantissimo e abbiamo partecipato a un bando che si chiama Culturability, spazi da rigenerare, e tra 522 progetti in tutta Italia, in centri urbani molto più grossi, in contesti molto più solidi del nostro, vinciamo i primi 50.000 euro. In più vinciamo un corso di formazione, che io dico sempre, i soldi finiscono, la formazione invece può dare frutti dopo. È così che iniziamo a capire di stare facendo una cosa che si connette a un pensiero più grande, che è la rigenerazione urbana. Questa cosa ci motiva moltissimo. La progettazione in questo momento comporta di mantenere lo spazio delle arti visive, perché per noi è la vision, è un modo di innovare, comprendere i bisogni e le esigenze del nostro tempo, però poi dopo c'è uno spazio che emerge dal fatto che abbiamo analizzato i bisogni in quei due anni di attività dei ragazzi, è un bisogno per il nostro territorio, è quello che una fascia, diciamo, di chi si diploma abbia uno spazio, un tempo, un modo per lavorare insieme, per mettere a frutto le competenze, per sviluppare competenze. Quindi dentro Caserma Archeologica stiamo organizzando uno spazio di co-working e uno spazio di formazione, proprio perché una delle esigenze fondamentali è innovare le competenze. Questo modello tenta di avere la sfida della sostenibilità, per quanto poi si pongono molti problemi e molte questioni molto più grandi. Perché lo facciamo? È la meravigliosa domanda a cui noi ormai ci concediamo col fatto che non abbiamo risposta. Perché la settimana scorsa abbiamo firmato un contratto da 55.800 euro per mettere a posto uno spazio che non è nostro, che tra un anno e mezzo potrebbe, che riportiamo la comunità, che tra un anno e mezzo potremmo anche semplicemente non lavorarci più? Ditemelo voi, perché noi in questo momento siamo solo concentrati sul fatto che si deve fare. È veramente troppo il bisogno di avere una motivazione collettiva rispetto ad avere il tempo in questo momento di spiegarsi perché. E quindi sulle pratiche in questo momento siamo veramente molto concentrati sul fatto che questa cosa esista. Poi la teorizzeremo, però interpretiamo la necessità di una generazione, a questo punto due, perché sinceramente sono più le generazioni, che è stata chiamata sino ad ora soltanto a conservare e mantenere, in qualche maniera non ha trovato spazio. E finisco riportando una delle cose che per me è più motivante di altre, che è una delle cose che dicono i ragazzi dentro Caserma Archeologica: in questo spazio non finito, non perfetto, uno spazio cantiere, loro trovano lo spazio e il tempo per agire in questo tempo, che è il loro tempo. E questo secondo me è il senso del perché dobbiamo, dove, come, quando è fondamentale rimettere in moto questo meccanismo, perché altrimenti si parla di giovani, ma cioè, che ci chiamate a fare? Cioè, non so, ormai io forse non sono più giovane, però ci sentiamo inutili. Bisogna poi avere fisicamente spazio e tempo per agire, e Caserma vuole essere questo. Grazie Maurizio Di Mattarese. Sì, io sono un artista, vengo da Torino e mi occupo da sempre di immigrazione, cooperazione internazionale e montagna. Ho sempre avuto queste due anime che a un certo punto nel 2009 ho unito insieme a dei colleghi fondando l'associazione Dislivelli, che dirigo. L'associazione Dislivelli si occupa prettamente di montagna, ma diciamo che la cooperazione internazionale di cui mi occupavo l'ho trasferita in Piemonte, nel senso che noi siamo una regione per metà montana che ha dei forti squilibri per quanto riguarda, diciamo, lo sviluppo dell'area urbana e quindi della pianura rispetto alle montagne. Abbiamo subito grossi problemi di spopolamento, ancora adesso ci sono intere zone che rischiano, insomma, di perdere tutto il patrimonio culturale, economico, ambientale che si portano dietro da secoli. Appunto, l'associazione Dislivelli nasce più o meno sulla spinta dei lavori fatti per Torino 2006, quando ci eravamo sognati di essere, diciamo, in qualche modo di riuscire ad accompagnare un nuovo incontro tra montagna e pedemontana, e pianura e città. Si erano schierati dei tavoli interessanti col compianto onorevole Bontempi, che appunto poi è mancato durante questi lavori, e un tavolo che univa un po' tutte le realtà che in città si occupavano dei rapporti con la montagna. Purtroppo è stata una sfida persa, perché non si è riuscita a niente su Torino 2006, perché una volta che sono arrivate le Olimpiadi, le luci si sono accese, i vincitori venivano presi in elicottero e dal Colle Sestriere portati
Piazza Castello a Torino con la premiazione, per cui si è tutto concentrato sulla città. È stata una grossa opportunità per la città di Torino e un'opportunità persa per le nostre valli, questo è stato un po'. Da questa riflessione mi ha detto dobbiamo in qualche modo andare avanti noi dal basso con un'associazione che riesca a fare un po' tesoro di tutti i lavori che abbiamo fatto per non perdere questo patrimonio. È nata di Sivelli, che si occupa appunto delle questioni economiche, sociali, ambientali della montagna, quindi meno della parte sportiva, meno dell'alpinismo, e che portiamo avanti ancora oggi. Grazie, adesso io poi, prima di dirvi perché abbiamo messo insieme questo parterre così, diciamo, diverso con i soggetti, farei velocissimamente un giro per sapere chi c'è qui. Semplicemente se mi dite io sono sindaco di, sono studente di, sono... giusto per capire la platea che abbiamo davanti. Raffaele Trignino, sono il coordinatore del Passo San Quadrigno, a Bruccio. Pietro Micucci, amministratore di 201 Nuove Comunicazione, una società che si occupa di comunicazione nata l'anno scorso in Basilicata. Antonio Cardelli, associazione Borgo Autentici Italia. Francesco Silvestri, SNAI, Comitato Nazionale Rete. Andrea Marino, progettista della strategia dell'area Valli Maire Grande. Anna Misiani, Dipartimento Politiche di Coesione. Ottavia Ricci, consigliera della sostenibilità e prima ministro Francescini. Bernardo Castaldo, Formas, assistenza Regione Calabria, i due progetti, due aree. Tiziano Chino, gruppo Formex sull'associazionismo. Andrea Ricci, gruppo Formex. Giorgino Di Capo, progettista SNAI Madonna. Dal comitato della Fondazione Fitzcarraldo. Manco Vitale, del rappresentante alle interne del Telefo. Mirko Mancini, c'è sindaco comune portatore, però c'è qui. E Carmela Inaldi, io sono una cittadina inviata da un'area interna della partita di Piazza Almeto e faccio parte di un'associazione, una Elena, dell'Associazione Nazionale di Turismo Civico e Innovazione Sociale, che è stata di attività con l'impatto sul territorio. Pasquale Dragoni? Sì, sì. Carlo Ferretti, sono presidente dell'Unione Terrazioni, provincia di Ferrara. Nicola Rossi, sindaco di Papalo, portavoce dell'area interna della scuola. Pasquale Dragonetti, associazione Voce Mattolini. Francesco Fossetti, sindaco di Frontone, presidente dell'Unione Montana Catania Rune, Antonio Villa dell'area pilota Regione Marche, Avvenino Pesare San Cometano. Nello Norati, presidente del Sistema Cilento, agenzia locale di sviluppo del Cilento e qui per l'area progetto Cilento Interno. Domenico Liotto, referente SNAI della Regione Campania. Enrico Bini, sindaco di Castelnuovo Monti, referente dell'area Appennino Emiliano, Reggio Emilia. Veronica Lopresti, esperto scuola, comitato tecnico area interna. Felice Bacci, Regione Liguria, coordinamento area interna della Regione. Paola Angeletti, anche del gruppo di supporto del comitato tecnico area interna. Andrea De Toni, dottoranda presso il Centro di Ricerca per l'Area Interna degli Appennini. Claudio Caldaresi, Avanzi, Milano, Area Interna, esperto di... Davide Simone, laureando in architettura Reggio Calabria, è socio di Pensando Meridiano. Giuseppe Manca, sono il presidente di Pensando Meridiano, collaboratore di Cultura Sostenibile, Innovazione e Coesione Sociale, appunto nato a Reggio Calabria, sono anche un dottorando di ricerca, sto conducendo la tesi sui processi di innovazione per le comunità emergenti e le aree interne della Calabria. Grazie, secondo me è stato utile questo giro, è anche bello perché siamo veramente molto mille. Allora dunque, perché siamo qui e parliamo di innovazione? Allora, innovazione è una parola ormai che è diventata quasi stucchevole, no? Anche perché bisogna capirsi com'è. Noi andando in giro sui territori ci rendiamo conto che il grado zero dell'innovazione sono quelle persone che si sono reso conto a tutti i livelli, dalla scuola all'imprenditoria, all'associazionismo, diciamo, all'individualismo pure, che per fare economia, per fare lavoro, per sopravvivere, per queste aree c'è bisogno di fare società. Ok, questo è il grado zero, diciamo, c'è bisogno di fare relazioni, diciamo, costruire sulle relazioni questo. E per questo è il motivo per cui queste persone sono qui oggi, sono persone che abbiamo incontrato, diciamo, che io ho incontrato un po' di persona, un po' per caso, un po' perché di cui diciamo, e abbiamo selezionato queste persone appunto per parlare di queste domande. Quindi io faccio loro tre domande, diciamo, anzi quattro, ce n'è un'altra quarta, al quale appunto
per capire un pochino, diciamo, ragionare su cosa, non per finire, ho detto andiamo a finire, finire il rivoluzionario, sì, diciamo, l'obiettivo è quello di non finire, cioè l'obiettivo sarebbe quello di finire, un giorno speriamo che la SNAI riesca, però siamo in una grande fase, diciamo, di elaborazione diffusa, ci rendiamo conto che appunto in questi spazi del non finito si nascondono le cose forse più interessanti, quindi andiamo a pescare le storie che ci raccontano. Allora io comincerei la domanda che faccio subito, in base alle vostre esperienze vostre, quando si parla, cos'è l'innovazione? Cosa significa innovazione? Allora, innovazione... No, io direi non grandi filosofie, diciamo, molto in partire così, anche perché gli innovatori, io diciamo, li sto frequentando tanto, e scusate, diciamo, l'ironia, li riconosci subito perché sono persone che parlano un sacco. Quindi diciamo, mi raccomando, ok? Vabbè. Allora, io parlo del mondo dell'agricoltura, come dire, WhatsApp, non può essere, come dire, andiamo da qualche altra parte. Per noi l'innovazione è stata appunto chiederci lo stato dell'arte dell'agricoltura. Ci siamo chiesti, iniziando il nostro percorso, gli agricoltori li ha mai ascoltati qualcuno? O li hanno sempre chiamati sulla tangenziale a comandare, in un luogo asettico, in un orario sbagliato? Io per fare questo ho mappato mio padre, come se lui avesse un GPS. E mi accorgevo che quando lo chiamavano alle 16 del pomeriggio lui o non andava, oppure quando andava tornava e diceva: ma guarda, non è servito a niente, perché c'è qualcuno ben vestito che ti parla di terra e quelle mani non l'hanno mai vista la terra. C'è qualcuno che ti parla in termini talmente difficili che io non li capisco. Agricoltura, come dire, gli agricoltori... Prego, gli agricoltori hanno una scolarizzazione molto bassa e sono pochi i giovani, gli altri hanno oltre i 50 anni. E mio padre dice: ma io non ho capito niente. Poi arrivo là, sono solo e me ne torno solo. Nessuno mai ha pensato di cambiare il modo di fare. Se avessimo avuto un proiettore, vi avrei fatto vedere un video che si chiama, andatevelo a vedere su YouTube, l'ho pubblicato dopo la mia esperienza nelle chiese pentecostali anglicane, dove ho imparato a mettere al centro le persone. Lì le persone sono al centro. Il Song Church si chiama, una chiesa che invece di fare la messa in chiesa si sposta e va dove stanno le persone, nel teatro dei Queen, che la domenica diventa una comunità. Bellissimo, perché quando entri ti accolgono, ti dicono welcome church, benvenuto in chiesa. In Italia nessuno ti accoglie in chiesa. Cioè, funzionano le relazioni perché ognuno si sente parte della chiesa. Allora noi abbiamo iniziato a dire: ok, qual è l'unico momento in cui i contadini possono avere tempo? La sera. Dove? Nelle loro case. È l'unico momento. Come? Si aprono le porte e si invitano i confinanti. Da lì è nato un progetto che si chiama Contadine. Andiamo, in una parola vi riesco a spiegare che cosa facciamo. Andiamo a fare una cena con gli agricoltori. Li mettiamo in cerchio, come state voi, con una particolarità. Hanno 10 minuti di tempo per parlarsi. Se io arrivo in un luogo, di solito mi siedo a fianco alla persona a me, come dire, amica. E noi facciamo in modo che la persona di qua si incontri con la persona di fronte. 10 minuti di tempo, quando si rientra nel cerchio, ognuno racconta l'altro. Che cosa succede? Scopriamo che i confinanti non si conoscono. Il sistema perché è individualista? Perché mancano le relazioni. Laddove le relazioni iniziano a fiorire, noi abbiamo visto che dalle prime 13 cene, ne abbiamo fatte due in edizione speciale, una abbiamo portato i contadini alla Luis con il ministro Martina, anzi il ministro poi è venuto a trovarci a casa, perché è la forza delle comunità che muove le persone. Il nostro fondatore è un sacerdote di 93 anni, che adesso non c'è più, ci segue Wi-Fi dal cielo, e ci disse: allora avete due possibilità, o andate a spiegare al mondo che cos'è Contadiner, WhatsApp, e forse un giorno qualcuno vi darà i soldi, e quindi diventate una startup, oppure il bene urgente lo fate e poi il mondo si accorgerà che di questa cosa ce n'è bisogno. Oggi abbiamo ascoltato 340 aziende in provincia di Foggia, siamo andati nelle loro case, sono nate due cooperative, più di 30 collaborazioni, con l'Università di Foggia mappiamo i loro
sogni e bisogni, siamo gli unici che sappiamo in tempo reale di che cosa ha bisogno l'agricoltura del nostro territorio. Proviamo a immaginare che questa cosa, questo strumento possa essere moltiplicato, è uno strumento di attivazione di comunità dal basso che noi vediamo che funziona. Tant'è che poi abbiamo celebrato, come dire, la bellezza di essere contadini in un galà, si attiva un sistema di fiducia che è fondamentale. Loro non hanno fiducia perché qualcuno va da loro e gli chiede i soldi. Noi i soldi non ne chiediamo, perché i soldi non li devono dare gli agricoltori, i soldi devono essere ottimizzati nella spesa da chi ce li ha e magari crea un forte impatto. Il Galà dei Contadini ha messo insieme 150 giovani agricoltori e 150 stakeholder, albergatori, ristoratori e chef. In un cerchio abbiamo creato 9 cerchi, tutto viene fatto in Valle di Paglia, in arredamento, siamo 28 ragazzi, ognuno è diverso dall'altro. Abbiamo blogger, presidenti di cooperativa, agricoltori, videomaker, fotografi. Abbiamo all'interno tutto ciò che occorre per, come dire, sostenere l'agricoltura in questo momento storico. Facciamo un giro, ancora continuiamo. Scusa, una domanda posso? Sì. Ma questo sistema come si alimenta finanziariamente? Allora, questo sistema in questo momento, per dimostrare che poteva accadere questa cosa, ognuno ha messo del proprio. Per fare il Galà dei Contadini abbiamo vinto un bando della Regione Puglia, altresì siamo in quei bandi che prevedono l'attivazione, la creazione di comunità. Nelle misure 16 dei PSR noi ci entriamo benissimo dentro, perché dire, è un po' il contrario, c'è il bando e troviamo una soluzione per entrare in quei soldi. Noi invece abbiamo fatto, troviamo una soluzione affinché il bando ci continui a far fare, ed è molto diverso, perché così noi siamo già nel territorio, non ci dobbiamo inventare la strategia la stiamo facendo. È come quando costruisci una struttura e poi cerchi la comunità. Noi abbiamo fatto il contrario, abbiamo costruito la comunità, infatti adesso con il ministro Martina stiamo cercando di abitare un luogo, perché la comunità a casa mia, siamo nati, come dire, io ho aperto le porte della mia casa di campagna, non ci andiamo più, perché poi facciamo format, we are in Paglia invece di in Puglia. È un anfiteatro di Valle di Paglia da 150 posti che ogni estate fa un format di motivazionale per i giovani agricoltori. Stiamo, come dire, scrivendo, come dire, o meglio, percorrendo strade nuove che però vediamo funzionano, perché i giovani hanno bisogno di essere accolti e di sentirsi a casa. Questi luoghi permettono questo. Io ho una domanda, posso? Sì. Diciamo, allora facciamo in 3 domande e poi eventualmente lasciamo un po' di spazio, massimo 3 domande. Voglio capire, quindi l'obiettivo è creare comunità, cioè ricessere una rete che non, che si è, magari non è mai esistita, in un certo senso, e una condivisione di conoscenza. Perfetto, tra anziani e giovani, cioè un passaggio anche di generazionale. Perfetto. Noi siamo arrivati a questa conclusione, tant'è che al termine del percorso, il percorso si chiama 20-20-20. Chi sa che cos'è il 20-20-20 in agricoltura? Non c'è nessun agricoltore qua. Concime, perfetto. Il concime ternario. Perché abbiamo messo 20-20-20 e contadini scritto sopra? Perché il nostro obiettivo è far arrivare la comunicazione agli agricoltori, se no non abbiamo fatto niente. Scusa, un'ultima cosa che mi interessa a me facendo turismo. Voi hai detto che avete messo insieme ristoratori, albergatori, eccetera, per creare una filiera. Matching. Una filiera, quindi anche cibo e gastronomia. Cioè, perfetto, ascoltando. I ristoratori comprano dai. Disintermediazione pura, cioè ascoltando. Allora poi ti devo parlare. Ascoltando le storie, che cosa succede? Siamo fatti di, abbiamo anche teorizzato il chilometro vero. No, perché non è vero. Io andrei, diciamo, passerei un piccolo. Io sono un rompiscatole, quindi oggi faccio la parola del diavolo. No, non è una questione personale. Quando ci siamo visti la prima volta, tu mi parlassi in un focus group, diciamo, nel Vallo di Anno, parlassi di. Del fatto che facevate nuove serre per coltivarci dentro l'innovazione sociale. Lo scettico che c'è dentro di me e che pensava, io ho quei soldi pubblici, no? Pensavo, bene, per fortuna è una grande rivoluzione aver riscoperto il valore sociale dell'agricoltura, così come il valore sociale delle attività produttive. Però attenzione, occupandomi di sviluppo, io so che si passa, diciamo, da un approccio ideologico, diciamo, dogmatico all'altro, così come è successo quando lo sviluppo viene da fuori, quindi
lo sviluppo era soltanto esogeno. Poi quando si parlò di sviluppo locale, qui sembrava che soltanto localmente si potesse sapere cos'era lo sviluppo e poi si scopre. Allora, in questo caso, il mio timore era che oggi si parla soltanto di agricoltura sociale e ci dimentichiamo, cioè, nelle serre coltiviamo relazioni sociali, ma le fragole chi le coltiva, no? Io pensando, e le competenze per vendere queste fragole, come le coltiviamo? Quindi, diciamo, quella è la mia preoccupazione, diciamo, molto materiale, e questa cosa si incontra poi, diciamo, io passerei la parola a te, anche con, invece, come esperienza produttiva, diciamo, diciamo, più economicamente, diciamo, radicata, diciamo, per vedere un po' come si diciamo. Quindi, anche in questo caso, l'innovazione è qualcosa di diverso, ma poi vediamo che sì. Mi piace questo spunto nel senso che noi siamo esattamente il contrario di una startup, cioè nel senso esistiamo sul territorio da letteralmente 300 anni in termini economici. Il museo della forbice a Premana dice che a fine del 1800 c'erano le miniere estrattive del ferro per cui abbiamo cominciato a lavorare le forbici lì, e il problema è esattamente l'opposto: come innovare una situazione esistente radicata di un classico distretto metalmeccanico italiano, ma da qui poi l'ambizione, la spudoratezza di dire quanti piccoli distretti montani, agroalimentari, tessili, piuttosto che specifici ci sono su tutta la dorsale montana italiana, e provare a innovare questa situazione. Per noi innovare è ed è stato e deve essere aggregare prima di tutto, quindi tanti piccoli artigiani del mondo che nel frattempo ti è cambiato sotto, come si dice, non vanno più da nessuna parte, quindi mi piacerebbe riuscire a sintetizzarvi questo percorso di aggregazione che secondo me è modulabile e trasferibile anche su altre filiere e altri distretti, ripeterò spesso questa situazione, questa parola. E il nostro percorso è stato consorzio Premax, quindi il classico consorzio per l'esportazione, e dico anche a una platea così istituzionale, forse dobbiamo anche fare una riflessione su questo, cioè è bastata quella forma giuridica lì, il vecchio consorzio per l'esportazione nel 1974, ad aggregare 100 artigiani premanesi per le forbici, e da lì nasce il consorzio Premax, Premax Export. L'anno scorso 12 milioni di pezzi sono usciti su una trentina di paesi al mondo, ma quello non è bastato. Poi negli ultimi anni, con Camera di Commercio Lecco, cappello concentrico successivo, marchio collettivo di qualità territoriale Premana, quindi un logo, una forma giuridica che esiste, il marchio collettivo di qualità territoriale, che va a certificare esattamente come il DOC del vino, il DOG del prosciutto, va a certificare secondo capitolati di prodotto ben definiti la qualità, l'origine e la provenienza italiana, dell'eccellenza italiana premanese, in questo caso delle forbici. Quindi l'ovalino Premana, il logo Premana. Poi, come tanti paesi montani, resistere in montagna vuol dire essere molto anche concentrici, nel senso che Premana è un paese con 39 associazioni di volontariato, tutela del territorio, sanità, Croce Rossa e quant'altro, e quindi abbiamo creato Fondazione Premana 2030 futuro, 2030 giovani. Abbiamo guardato Premana, abbiamo detto è un triangolo, cioè il comune, l'economia, le forbici all'estero e l'associazionismo e il volontariato diffuso importante. Cosa facciamo? Ci mettiamo al centro, c'è una bella slide che esce fuori, Fondazione Premana. Fondazione Premana è una fondazione che unisce questi tre poli in una logica di sviluppo territoriale e promozione territoriale. Passo successivo, Federazione Europea dei Coltellinai e dei Forbiciai. Abbiamo il problema di andare a fare massa critica politica su Bruxelles per essere finalmente introdotti con i nostri amici di Solingen in Germania, distretto europeo, Thiers in Francia, distretto europeo produttivo, gli unici tre che resistono di produzione di articoli da taglio, fare massa critica per entrare nel regolamento e nella lista del Made In, e quindi protezione, non chiediamo dazi medievali, chiediamo informazione al consumatore, protezione sulla lama delle forbici, Made In Cemina, Made In Europe, Made In Premana, Made In Solingen.
Quindi il massimo per noi innovare è stato questo, e quindi la situazione è stata come una innovazione di processo di aggregazione per riuscire ad essere forti rispetto a quello che ci succedeva sopra in termini economici, ovviamente, cambio di scenari di mercato, globalizzazione, ma qui mi fermo, se no divento un vero innovatore. Però mi piace passarvi da questo progetto, questo concetto, cioè 2000 abitanti a 1000 metri di altitudine, finisce la strada e con una forte eccellenza, quindi un substrato da cui partire ovviamente, però adesso ci fa piacere scatenare questa curiosità da parte vostra. Sappiamo che abbiamo il passaggio successivo con aree interne, il fil rouge della nostra area è la meccanica, ovviamente, filiere importanti a Colico sul lago, in Valsassina nell'oil and gas, valvole, flange, e quindi noi abbiamo bisogno nella nostra piccola Bremana di allargare quell'aggregazione, quella visione lì sul termini poi operativi tecnologici, la filiera della conoscenza, della formazione attorno al fiorluce della meccanica. Allora, avrei la parola da Russo, però dicendo una cosa piccolissima, la Valsassina è un posto bellissimo. Grazie. Forse una delle più belle, più curiose, diciamo, in cui c'è questa miniera dall'altra parte della valle, sì, in ombra, con una teleferica che va e viene portando le cose, insomma, quindi se vi capita andate. Allora, Russo. Non lo so, io dico. La domanda era, cosa significa la vostra esperienza di innovazione? Diciamo. Allora, nella nostra piccola esperienza forse la risposta può essere aver iniziato a fare le cose in maniera diversa da come normalmente si faceva nel nostro paese di San Sepolcro, cioè il fatto che paradossalmente appunto ti occupi di uno spazio pubblico più di casa tua. Ecco, questo è risultato molto innovativo, è diventato anche quasi un argomento che spiazza, no? Nel senso che quando vai a parlare al comune deve fare questa cosa, è il comune che, cioè nel senso, è spiazzante, nel senso non sei tu che chiedi, ma tu chiedi di dare, è veramente un cambio di prospettiva che evidentemente spiazza. L'altra cosa che un po' ci siamo dati è questo, cioè in questo senso a volte il tema innovazione, sostenibilità, io ancora non ho trovato il bandolo, ci siamo dati un pochino questo modello. Ok, ci sono delle cose che noi dobbiamo fare che in qualche maniera sono un terreno sicuro e quindi le cose che possiamo dire magari funzioneranno e potranno ripagare il nostro lavoro e pagare quello che stiamo facendo. E quindi la formazione, quindi affidarci a una serie di professionalità già forti. Poi però nella nostra missione c'è quella di coltivare terreni insicuri, sconnessi, difficili, perché crediamo che questo è la nostra missione. Un esempio, il nostro vuole essere un percorso anche professionalizzante per tutte le persone che ne fanno parte. Nel nostro territorio manca un ufficio stampa, non esiste un ufficio stampa, infatti chi ha bisogno di un ufficio stampa va fuori. E quindi ho detto ok, cominciamo a... Intanto non ci serve, invece che prendere un ufficio stampa super top, già fortissimo, abbiamo Sara Munci, una ragazza di 25 anni che desidera fare l'ufficio stampa, ha qualche piccola esperienza, diciamo ok, investiamo su Sara e tutta l'associazione lavora perché si costruisca un indirizzario, perché lei possa conoscere gli altri professionisti e quindi in alcune azioni ci capita di lavorare con degli uffici stampa un po' più forti, in modo tale che lei possa crescere. E lei possa diventare in questo momento è una risorsa per noi perché lavora con noi, ma già da quest'estate lavora con altri due eventi, festival abbastanza grossi nel territorio. Ecco, questo per me è un piccolo esempio del fatto che chiaramente da fine una persona, cioè sai che c'hai una persona che ha delle forti potenzialità, è competente, c'ha il desiderio dentro di sé e lo coltiva, d'altra parte però ok, coltivi l'insicuro, perché non è che Sara mi può dire guarda io ho l'esperienza di anni e anni. Però attraverso questo processo che ha bisogno di più tempo, di energie, di impegno di tutti, in qualche maniera cosa abbiamo? Abbiamo una persona che sta crescendo nel territorio, che diventa una risorsa per il territorio. Questo per me è innovare.
E l'altra cosa che per noi è fortemente innovativa è questa, cioè capovolgere un po' il punto di vista. Area interna è un po', non che non è una questione polemica, però è come un po' periferie, cioè è una denominazione che viene da un punto di vista esterno. Allora il nostro idea è anche cominciare a guardare questo come non tanto area interna ma cuore, e dire ai ragazzi, che soprattutto molti di questi vanno via a studiare per l'università fuori, molti pochi di loro, anche coloro che rimangono, anche coloro che rimangono pensano che la Valtiberina sia per loro un luogo dove poter realizzare le loro proprie aspirazioni. Ecco, noi stiamo cercando di in qualche maniera creare un sistema per cui si possa dire, guarda che se tu vuoi, perché è anche legittimo andare via perché uno c'ha voglia, o magari persone che invece hanno nate, cresciute, che hanno studiato fuori, possono pensare alla Valtiberina come un posto dove è possibile, perché c'è un tessuto di persone, di situazioni, che ti può aiutare a realizzare le tue aspirazioni, perché purtroppo in queste aree si respira un'area a volte di grande scoraggiamento, di scarsa fiducia, e soprattutto già i ragazzi crescono nella scarsa fiducia che quello sia un luogo per loro, e quindi forse questo è innovativo, non lo so. Ho una domanda. Sì. Vabbè, cioè finiamo la domanda e poi facciamo un giro di tre domande e poi okay. Le... ok? Facciamo Maurizio, se vuole intervenire su questa cosa, diciamo. Sì, per noi dell'Associazione di Sivelli innovare significa in qualche modo riuscire a accompagnare un cambiamento culturale di mentalità in atto, no? E noi facciamo appunto ricerca e comunicazione, e io vengo da una città, da una regione che è sempre stato un laboratorio, come ci abbiamo dato dentro con l'industrializzazione, il fordismo e il post-fordismo, ci abbiamo dato dentro con la dismissione di tutta questa realtà, per cui oggi la nostra città vive un momento di grossa fatica dal punto di vista proprio culturale, che si rispecchia soprattutto nelle generazioni dalla mia andare in giù, perché insomma noi abbiamo vissuto questo cambiamento abbastanza traumatico, e allora si rivolge anche verso quindi una città che, come dire, non attrae più tanto, ma anzi crea anche un po' di problemi, disoccupazione. Allora la città si rivolge verso il resto del suo territorio e vede con altri occhi un possibile rapporto con le montagne. Questo è un po' quello che stiamo cercando di raccontare noi. Montagne nei quali però sono successe due cose da 50 anni che sono comunque emblematiche. E cioè la prima è quella della fine del sistema tradizionale, perché non esiste più da una montagna, non c'è più questo sistema che si basava sulla famiglia e magari qualche bestia, un ciclo, e purtroppo uno se ne può dovere, ma è così. E l'altro è l'abbandono di un territorio, che vuol dire il dissesto idrogeologico, vuol dire antichi coltivi, ma anche spazi di pascolo che pian pianino vengono mangiati dal bosco. Ecco, queste però, queste due, diciamo, sventure, possono anche essere viste come delle opportunità. Delle opportunità perché se non c'è più un sistema tradizionale, si può inventare un nuovo sistema, perché ci sono gli spazi. In città questo è più difficile, perché non è che c'è una mancanza, anzi, è tutto abbastanza chiuso. In questi posti invece c'è la possibilità, quindi dei territori di laboratorio. Certo, non facile, non ci stiamo raccontando una favola. Dall'altra, comunque, abbandono significa materie prime in abbondanza, e anche qui non dobbiamo raccontarci la favola, perché qui dietro ci sono tra l'altro delle persone che studiano questi sistemi, per cui è molto difficile riuscire a, come dire, fare di questo problema un'opportunità, perché comunque i boschi sono quelli che sono lasciati andare, quindi non è che siano delle risorse che puoi andare lì e utilizzare, bisogna lavorarci su. Ecco, però in questo contesto ci sono davvero degli esempi. Vi porto un esempio velocissimo, quello di un laboratorio ecosostenibile che si chiama Gestalp e che è nato in Valvaraita, che insiste proprio su questi due problemi. Loro hanno detto, proviamo a creare un sistema con le quattro risorse endogene che da sempre ci sono in montagna, quindi sono partite dal legno, dall'acqua, dall'erba, dagli animali, e hanno creato un'attività circolare per cui una realtà sostiene l'altra e vanno avanti. Sono partite dalle microcentraline idroelettriche, che era l'unico progetto bancabile, insomma la banca sul resto non gli dava un credito, invece con quello sono riusciti a creare un credito, hanno fatto un pirogassificatore col cippato, quindi prima vuol dire che hanno fatto un piano forestale per capire qual è la potenzialità di valle, adesso producono energia elettrica con cui alimentano gli spazi pubblici del comune di Frassino, più mettono in rete produzione di energia, hanno fatto un laboratorio di gestione delle carni, di
Selvaggina e del Vitello dell'Alpe, quindi mettendo dentro l'associazione dei cacciatori, quella degli allevatori, hanno cercato proprio di fare un lavoro di rete, quindi una sorta di... Ecco, questo per dire, loro il 10% dei proventi li investono in servizi per il territorio e quindi, come dire, dalle forze endogene sono riusciti a creare un modello virtuoso che loro hanno pensato fin dall'inizio replicabile, ovviamente ci sono tante montagne, bisogna capire come, in che termini, però hanno creato proprio un modello. E questo appunto è una cosa interessante, che certo sono, diciamo, delle, come dire, delle punte di diamante, ecco, non è che ce ne siano tantissimi progetti del genere, però ci sono, stanno iniziando, e tutto parte da questa consapevolezza di un cambiamento culturale delle opportunità che questi laboratori hanno. La nostra funzione è quella di cercare di mettere in rete queste realtà, di raccontarle in qualche modo, di far capire, di agire sull'opinione pubblica per far capire che un altro mondo è possibile, no? Anche in questi termini. Una cultura nuova, diciamo, per le aree interne montane. Assolutamente. Un giro di tre interventi, certo. su questo ci sono delle domande? C'era una lì. No, io sì, non so, se no vogliamo fare tutte le domande per il, diciamo, spazio, diciamo, qualcuno vuole intervenire. Io non so che dobbiamo finire di precisamente. Allora, abbiamo iniziato alle 9.40 e 9.30, no? 11.10 sono lì? 11.10 sono lì? Allora io a questo punto, come avete visto, diciamo, le persone che sono qui sempre sono, come dire, delle sorprese un pochino abbiamo trovato sul territorio. Le domande, cioè delle sorprese in senso buono, nel senso, e che il tema dell'innovazione, diciamo, che io ho posto prima, è quello della sostenibilità, non è un tema che ossessiona giustamente questo segmento. D'altra parte non si può parlare, diciamo, è un tema, diciamo, che io non posso perdere di vista, ma non è l'urgenza, diciamo, in questa fase. Siamo in fase sperimentale, come d'altra parte non lo è per la generale dell'interno, cioè lo è perché sono di pubblico, bisogna rendere conto di quello che si fa, ma insomma lasciamoci ancora un po' di margine prima di... Allora, a questo punto, in parte, diciamo, le domande, metto insieme le domande che ho messo, perché vengono fuori da una suggestione sentita in Val Sassina. Quando in Val Sassina ho fatto il focus group, vennero i rappresentanti della scuola e della formazione e dissero, come noi spesso siamo abituati, che sulle aree interne, questo sono, diciamo, spesso scuola e formazione sono dei settori all'avanguardia, spesso, diciamo, gli intellettuali locali sono quelli che, diciamo, riescono a dare anche delle soluzioni, e vennero a dire: noi possiamo offrire un servizio scolastico maggiormente professionalizzato, dei servizi, diciamo, didattici maggiormente professionalizzati. E la reazione vostra fu curiosa: noi non ci servono tanto professionalizzati quanto ci servono dei filosofi, cioè della gente che sappia pensare, a come questo prodotto va nel mondo, come si racconta, quali sono i mercati. Allora io da questa suggestione facevo la domanda di questo genere. Quindi si può coltivare l'innovazione? E in parte hanno già risposto, perché tutti stanno tentando di coltivare l'innovazione, mi pare, no? E a questo scopo cosa possono sentire scuola, formazione e impresa? Allora io parto da un'esperienza che è stata l'esperienza di Guglielmo Minervini in Regione Puglia, che appunto è quella di Bollenti Spiriti. Bollenti Spiriti, tra le tante cose proposte, aveva proposto i laboratori dal basso, cioè metti insieme un gruppo di persone che tra di loro, come dire, hanno obiettivo di far crescere e sviluppare qualcosa, e chiedi a queste persone che cosa vorrebbero imparare. Io ho vissuto una bellissima esperienza perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Wade Latke, che è il community organizer di Obama, okay? E poi quest'anno mi è capitato anche di incontrare Obama. Cioè il discorso è questo: proviamo a chiedere alle persone che cosa vogliono imparare, diamogli gli strumenti affinché si possa far venire diciamo, un professore, un docente da qualsiasi parte del mondo e venga a rilasciare sapere nei territori. Sicuramente le sorprese potrebbero essere tante, perché noi pensiamo che una comunità voglia imparare qualcosa, ma se glielo chiediamo dobbiamo essere pronti anche ad avere risposte nuove. E questo stiamo cercando un po' di vedere con il nostro progetto, cioè proviamo a chiedere, più che
Perché c'è una differenza? Perché quando vengono convocati in questi posti c'è uno che parla e gli altri che ascoltano. Alla fine, se io chiedo in pubblico a un agricoltore di fare una domanda, non te la farà mai la domanda, perché è in un sistema dove si vergogna, tra virgolette. Se io invece vado a casa uguale fiducia, casa, ti senti a casa, e noi facciamo in modo, abbiamo gli arredatori, arrediamo anche con le luci, con Made in Carcere abbiamo... arriviamo con i tessuti che sono scarto, che le donne del carcere trasformano in opportunità, e quando ti senti a casa dici veramente quello che pensi, e noi facilitiamo quell'ascolto. Quindi non più un sistema dove c'è qualcuno sopra che pensa cosa possa essere giusto per gli altri, ma c'è qualcuno che è dietro, che, come dire, aiuta gli altri a dire cosa è meglio per loro. E di sorprese, come dire, ce ne possono essere tante. È vero, come diceva Filippo, la serra dove si coltivano le idee. Quando abbiamo provato a chiedere finanziamenti per coltivare le idee, ci hanno detto, guarda, vuoi coltivare carciofi, le frane? Va bene, le idee no, perché l'immateriale dell'agricoltore non è percepito. Se tu gli dai 100.000 euro, lui ti compra il trattore per andare a comandare. Leggetevi, se avete la possibilità, un articolo che ho fatto qualche mese fa, che è stato molto condiviso, si chiama la porno agricoltura. Ok? Nelle comunità, se un agricoltore non si laurea, come fa a compensare la sua autostima? Si compra il trattore grande, non ci sta niente da fare, perché deve far vedere a tutti che ce l'ha fatta. Questo è il discorso. Però ce l'ha fatta. C'è qualcuno, il mentor delle start-up in agricoltura, chi è? Sono gli studi agronomici che dovrebbero aiutare l'agricoltore a fare il migliore investimento. Ma molti non lo fanno. All'agricoltore gli dico, guarda, ci sono i DSR, comprati la cantina, fatti la tua cantina, il tuo trattore e il tuo capannone. 600.000 euro di investimento e venite a Foggia. Quanti capannoni copia e incolla ci sono in giro e quante aziende fallite? Perché non hanno un euro da investire nel marketing. E quindi più che andare a comandare col trattore, bisognerebbe elevare il sapere degli agricoltori. L'immateriale loro non lo percepiscono. L'esempio è quello, è venuta Linea Verde a raccontare, come dire, la nostra esperienza. Dopo Linea Verde ci arrivano email di persone che volevano andare nei luoghi che avevano visto attraverso la televisione. Però questi ragazzi non avevano né la possibilità di accogliere, né la possibilità di spedire quei prodotti. Sì, il trattore, e che te ne fai del trattore? Bisogna aiutare questi giovani. Ma se provi a chiedere i soldi a un giovane da investire in tutto ciò che c'è dopo la bottiglia, non ti dà un euro, perché culturalmente non ha consapevolezza dell'immateriale. Per questo dobbiamo creare luoghi dove i giovani facciano filiera corta, perché invece del trattore dovranno investire gli stessi soldi per vendere quello che producono. E le comunità si manterranno perché questi giovani, invece di ingrandire i capannoni, dovranno aprire le porte per accogliere persone che vorranno vivere con loro quella che noi chiamiamo l'agricoltura dell'esperienza. Un'agricoltura che apre le porte, fa vivere, anche diciamo ieri si parlava del fare, e co-creare insieme il prodotto, perché noi ci siamo accorti con il chilometro vero che se un contadino porta da mangiare e ti racconta la sua storia, il chilometro è zero, ma con la sua storia diventa vero, cioè c'è l'autenticità di quel prodotto. Grazie mille. Però c'è il caso che segnale da solo 4 euro che è partito tutta questa macchina che sta già ottenendo questi significativi impatti. Il primo evento è stato nel 2015 marzo. Grazie. Sì, per noi è tutto molto veloce, ma forse perché era stata incubata un po' prima, come dire, la cosa, però. Vabbè, lì c'è è un lavoro dal basso, dove ognuno, chi propone, fa, e quindi ognuno ha la possibilità di co-creare tutto. Siamo molto veloci perché non abbiamo gerarchie. Non abbiamo gerarchie, quindi domani ci inventiamo una parola, il Fuggi da Foggia. Chi conosce Fuggi da Foggia? È un detto terribile. Noi ci siamo inventati il Food da Foggia, cioè
Ah, sapete quando nascono le più grandi start-up? Dopo le 22, quindi se dovete fare uno spazio di coworking, prevedete che le persone rimangano a dormire, perché tra caciocavallo podolico che noi, come dire, abbiamo in abbondanza, un bicchiere di vino, la creatività esplode. Posso fare una domanda? Devo aspettare. No, no, no. Senti, sempre legato, no, alla questione del turismo, okay? Quello che dici tu, cioè più che una domanda è una sottolineatura, che forse può essere utile. Nel lavoro che io sto facendo, anche insieme ad Enit, no? Enit è la ricerca di prodotti turistici. Allora, noi abbiamo un'Italia pazzesca, bella, piena di cose, di patrimonio, eccetera, eccetera, ma non abbiamo i famosi prodotti turistici. Per cui mi chiedo, nella vostra appunto visione, tu hai parlato molto di prodotto, no? Dobbiamo creare prodotti, eccetera. Questa consapevolezza l'avete sentita forte dall'inizio o è una cosa che è venuta lavorando sul territorio? Nel senso, perché noi, che siamo appunto da questo progetto di forte valorizzazione dei borghi, no, che stiamo facendo, ci troviamo di fronte a questo problema, lo dico appunto a voi all'interno, che so che il turismo è visto come uno strumento. Quello che io dico, ben venga, ma forse prima di pensare a un progetto turistico, pensate a un prodotto, e quindi forse prima di un prodotto ad una domanda. Allora la mia domanda che io ti faccio è questo: voi avete riflettuto sulla domanda mentre facevate quello che stavate facendo? Perché io una cosa che sto spingendo moltissimo, perché quando vado in giro e mi parlano del formaggio, dell'uncinetto, oramai guardo e dico, devi spiegarmi, dico al sindaco, devi spiegarmi perché il tuo formaggio, l'uncinetto è migliore di quello accanto, ok? Quindi a volte ribatto e dico, magari tu c'hai una comunità di giovani che fanno permacultura, faccio un esempio subito, e non lo sai, e in fondo la permacultura in questo momento nel mondo ha una ricerca e una parte di un grandissimo pubblico, e forse potresti creare il festival o un campus della permacultura o e attirarti quel tipo di target, tanto non è che i borghi devono attirare il mondo universo, devono scegliersi. Allora io chiudo, la domanda quant'è analizzata nel lavoro che voi fate? Perché comunque voi producete prodotti agricoli. Allora, nei test che noi, nei report che noi facciamo compilare, diciamo, è previsto un quadro generale per capire appunto lo stato dell'agricoltura. Siamo arrivati un po' a questa consapevolezza: il prodotto ce l'hanno tutti, è le storie che vanno declinate. Una storia bella, quando ti chiama un giornalista, mica ti chiama perché c'hai un buon prodotto, ti chiede se c'hai una buona storia. E se le storie fanno sistema all'interno di un territorio e creano accoglienza. Quindi dobbiamo immaginare un'agricoltura che declina le storie, che producono un risultato tangibile che è il prodotto, che apre le porte, perché questi giovani dovranno dire quello che mio padre non mi ha detto. Mio padre mi ha detto, vattene a studiare perché qui non c'è futuro. Noi dobbiamo creare le condizioni affinché i giovani di oggi dicano ai propri figli, vattene a studiare, ma torna perché finalmente qui è possibile un futuro. E il futuro dell'agricoltura apre le porte, non c'è niente da fare, perché si guadagna molto di più, e questo noi l'abbiamo visto con un format che ci siamo inventati, perché io litigai con mio padre, ho detto, che cos'è? Holiday, no? Holiday nasce da una forte lite con mio padre, che va la mattina con l'operaio a raccogliersi le olive. Gli abbiamo fatto un calcolo economico, io e mio fratello, e abbiamo visto che questo vale almeno 50 euro. Deve pagare l'operaio, deve pagare gli attrezzi, deve pagare quello, raccogliendo 10 quintali di olive, che non trasforma, vende alle olive. Che fanno le olive pugliesi? Arrivano in Toscana, si vestono di una bella bottiglia e diventano olio toscano. Terribile sta cosa. Non solo le olive. Noi siamo produttori, ahimè, in capitanata di tutto, ma trasformatori di niente. I sistemi sono talmente individualisti che tu metti in concorrenza 5 persone che producono l'asparago, 5 OP, e alla fine arrivi da 1 euro a 50 centesimi semplicemente con 5 telefonate. Prova a fare in Trentino una telefonata, ti dicono il prezzo è sempre quello. Holiday che cosa fa? Apriamo le porte dell'azienda, arrivano 40
giovani pagano 30 euro ciascuno. La prima cosa, quando abbiamo iniziato a parlare di Olide nel nostro territorio, ecco, hai trovato il modo di farti la manodopera gratuita. C'è sempre il malpensante, quello che Franco Arminio chiama lo scoraggiatore militante, no? Lo fa per mestiere, quindi è inutile starci dietro. Mio padre è l'operaio, 10 quintali, 40 persone, sapete quanti quintali abbiamo raccolto tra un selfie e l'altro? Due. L'obiettivo era creare relazioni attraverso lo strumento dell'agricoltura. Tra un selfie e l'altro significa che le persone sono state bene, hanno assaporato questo mondo bucolico, raccogliendo le olive a mano, il quantitativo necessario per produrre mezzo litro d'olio a testa. Sapete quante persone il giorno dopo hanno comprato l'olio presso quell'azienda? Quasi tutte. Sapete quante persone... Ah, il numero di contatti, l'impatto. Quindi poi il rilancio... L'impatto è 40 persone che fanno tweet, Instagram, Facebook, sono 15.000 contatti. Se tu hai una call to action, cioè compra qua, hai risolto molte cose. Ti trovo... Scusa, Filippo, una cosa solo, un'altra cosa che non viene mai considerato nell'area interna è l'importanza dei giovani, degli studenti, come gli studenti, le aree interne possono essere luoghi, ad esempio, di campus universitari, questo non viene considerato, perché i giovani si spendono molto, non è vero. I giovani sono i più grandi opinioni riportano a casa la loro esperienza con entusiasmo, raccontano. Spesso quando rimangono vengono visitati dai genitori che magari decidono di investire sul luogo, quindi non sottovalutate gli studenti, perché gli studenti sono comunicazione zero, cioè gratuita. Bene, appunto, io a questo punto stavo pensando di differenziare leggermente la nostra, questa stessa domanda, che si può coltivare innovazione e a questo scopo come possono contribuire scuola, formazione professionale di impresa a seconda dei nostri interlocutori. La prima domanda è: si può coltivare innovazione? Che ruolo può avere la formazione professionale e impresa? A te? Il tuo ruolo a scuola e Sì, a parte che potrei essere velocissimo, nel senso sostituire la parola fragole con la parola forbice, e quello che ha detto Giuseppe è esattamente quello. Noi abbiamo bisogno di... è uguale. Cioè è impressionante. E questo era l'obiettivo. È impressionante questa cosa. Cioè mi fa venire i brividi, no? Nel senso che invece di tuo padre c'era mio padre, che usciva, andava sul perno a lavorare 12 ore al giorno, e adesso il problema è comunicare questa bella storia, ok? Abbiamo nella nostra area interna un asse turistico verticale sul lago di Como. Filiere di tedeschi che vengono giù a visitarci, e poi c'è l'asse trasversale della meccanica per le valli interne che non riusciamo a incrociarlo, e io ho i clienti tedeschi che vengono a visitarmi a Premano a comprare le forbici, e devo riuscire a mandarli sul lago e viceversa, ok? Declino in questo modo. È incredibile questa cosa, a me serve formazione non professionale. Gli ingegneri, abbiamo Politecnico a Lecco, abbiamo Politecnico a Milano, li sappiamo fare, le forbici le sappiamo fare la forbice più bella del mondo, perché siamo bravi, di quello, cioè i meccanismi li conosciamo, non ho la formazione culturale, non ho il web design, non ho il web marketing, non ho il direttore commerciale estero, non ho il digitale, non ho il marketing, non ho la bella, cioè ce l'ho la bella storia, ma non ho chi mi aiuta a raccontarla. Quindi io ho bisogno di questa formazione, di una formazione non professionale, di una formazione di livello superiore, culturale. Devo dire che esiste il fenomeno dei cavalli di ritorno, cioè la crisi internazionale di globalizzazione, la generazione dei quei trentenni, dei 35enni che ha studiato, è uscita, ha avuto magari ruoli importanti in multinazionali, segati, scusate il termine, perché è così, riscoprire di avere un'officina sotto casa e con queste nuove politiche, con queste nuove dinamiche, permette di rientro su queste situazioni. Quindi in termini di formazione io la risposta è questa, e quindi l'idea era anche trasmessa attraverso il progetto Aria Interna sulla nostra area,
quella di una casa dei meccanici, una casa, un posto dove riuscire ad alzare questo livello di interscambio sulla meccanica ad alto livello e quindi poi debordare in queste nuove funzioni e in queste nuove necessità. Una meccasa. Esatto, poi il logo sulla semantica ci parliamo. Allora Laura, declinata per te, come si può coltivare l'innovazione a questo scopo? Come possono contribuire formazione professionale e arte? Allora, la nostra esperienza non a caso nasce dal fatto che Ilaria fa l'insegnante ed è un dato fondamentale questo, nel senso che lei appunto per il suo entusiasmo, ma il fatto che comunque noi insegnanti hanno questo ruolo di, cioè sono affidatari di una fiducia da parte dei ragazzi, da parte delle famiglie, quindi chiaramente sono degli anelli di connessione fondamentali, soprattutto nella presa dei ruoli. E questo è una cosa che riporta una grandissima domanda: come lavorare con la scuola in maniera proficua, perché soprattutto gli attori che fanno rete sui territori, ancora gli unici che si possono permettere di non farlo sono le scuole. Faccio l'esempio dei PON, faccio l'esempio uno di quelli che è uscito ora. Noi per dire vorremmo fare una progettazione per la valorizzazione, no, del patrimonio storico-artistico, e però deve fare la scuola. Gli elementi ci sono tutti, soltanto che la scuola internamente non ha la forza per farlo, ma non ha neanche la voglia di esternalizzare, perché esternalizzare la progettazione vuol dire allora io lo so fare. Ecco, un po' per essere molto pratici, mi piacerebbe se aree interne, che è una grandissima occasione per iniziare a fare cose che difficilmente, se no, magari in questi territori si iniziano a fare, è accreditare chi fa le cose sui territori. Ieri si parlava del fatto che poi dopo chi è che fa le cose, cioè per arrivare alla fine, come dicevi tu, cioè per arrivare in fondo alle linee di azione individuali, poi chi è che le fa? Uno dei problemi per cui all'interno siamo all'interno è che mancano le competenze. Allora forse all'interno può essere un modo per intercettare, mappare le competenze, perché alle volte chi ci vive dentro fa fatica a vederle, perché voi potreste avere una visione panoramica che aiuta tutti quanti. In più agevolare i meccanismi che sono questi, cioè soggetti deputati a fare determinate cose, cioè io se penso all'Unione dei Comuni del nostro territorio, ma non per che, cioè, io dico, e chi le fa? Cioè chi le fa le cose? Cioè, io le conosco personalmente, cioè, vabbè, oh, magari si trasformeranno tutti in supereroi, cavolo, però fino ad ora non lo era. Allora quello che penso è formazione, tutti questi dispositivi devono essere un pochino agevolati, prima di tutto dal rapporto delle scuole con il contesto esterno, e questo è per esempio una piccola cosa che mi veniva in mente. L'arte, vabbè, per noi è perché noi continuiamo a pensare che sia fondamentale nel nostro spazio avere lo spazio espositivo dedicato al contemporaneo, perché sempre per quel discorso di prima, perché se ci si appiattisce soltanto sul tema della produttività, io allora, cioè io devo agevolare che i ragazzi trovino con un percorso di orientamento la propria vocazione, ma non devo, cioè io non sento in questo momento che devo per forza chiudere il mio bilancio in attivo. Io devo creare un contesto che possa anche dare la possibilità di fallire, cioè lì è possibile fallire, cosa che non è data. Perché nel momento in cui si esce dalle superiori, si va all'università, ok, dopo ti viene data la patente del vincente. Purtroppo questa cosa qui non sempre funziona. E allora se nelle aree interne, tu dici, faccio un esempio molto pratico, moltissimi si aprono una partita IVA e moltissimi che aprono una partita IVA vanno incontro a dei casini, nel senso che è più quello che paghi di quello che guadagni. Perché si è messo alle strette, perché non ti è dato di poter fare un progetto, un business plan di quello che stai facendo di più ampio respiro, perché non ti pone il problema, faccio questa cosa a chi la vendo. Faccio un esempio di una ragazza in gambissima, lei per due volte si è aperta la partita IVA per fare legatoria. Allora, tesoro, cioè, ti piace fare la legatoria, ok. A chi vendiamo questi libri relegati? Perché a San Sepolcro potranno comprarlo in 15 in un anno un libro relegato. Quindi dobbiamo darsi degli altri strumenti, che siano partecipati, che sia un unico che fa marketing per tutti, cioè dobbiamo porsi questo problema. Lei alla seconda chiusura della partita IVA è andata a fare le pulizie in un'azienda di pulizie dei condomini e c'ha 20 anni. È così che ci si gioca poi competenze. Allora io non dico che la legatoria funzionerà, però prima di aprire la partita IVA bisogna che abbiamo gli strumenti per sapere che cosa vuol dire,
cosa vuol dire, cosa stai investendo, dove vuoi arrivare, i rischi che ci sono, dopodiché magari non l'apri o magari l'apri con coscienza. Ecco, quindi questi due aspetti, quindi formazione scolastica sicuramente e agevolazione di strumenti perché questa formazione scolastica sia connessa alle competenze che ci sono fuori dalla scuola, e due, dare strumenti professionalizzanti a chi esce dalla formazione e veramente vive un momento di grandissima disorientamento. Noi cerchiamo di essere questo, anche perché poi le aziende del territorio vediamo che sono molto interessate a scoprire professionalità del territorio, cioè sono molto orgogliose di poter dire assumo dei ragazzi che vivono qua, cioè c'è grande orgoglio, però non sempre poi hanno un modo di intercettarli. Ecco, questo noi stiamo provando a fare, no, anche insufficiente. Dunque, Maurizio, la domanda è, declinata per te, come può contribuire a coltivare la relazione della ricerca? Sicuramente la ricerca può dare degli indirizzi in questo senso. Vi faccio un esempio di un progetto che noi abbiamo iniziato 4 anni fa, proprio con un progetto di ricerca che si chiamava I luoghi di dislivelli. I luoghi erano un tentativo di partire da un punto di ricezione in montagna, rivolto a turisti, insomma persone che volevano andare a fare un'esperienza in montagna, dove si dormisse una notte, messo in rete con tutto ciò che può rappresentare almeno una valle o una porzione di valle, quindi un luogo con dei satelliti intorno. La persona che va a dormire è in contatto con l'ecomuseo, chi fa i formaggi, l'artigiano, la guida naturalistica, e quindi, come dire, si rende conto, anche un aspetto culturale, ecco, viene accolto in un territorio da qualcuno che gli mostra che cosa vuol dire. Il progetto è andato avanti, si è creata una rete che si chiama Sweet Mountains, che conta adesso 100 realtà di dove si può andare a dormire, sono 300 imprenditori della montagna, e si snoda tra Piemonte e Valle d'Aosta, un pezzettino della Liguria, diciamo nella zona del Savonese, ed è una rete che in qualche modo ha iniziato attraverso la ricerca di dislivelli a rendersi conto che un'offerta turistica artigianale, come la chiamiamo noi, noi viviamo in una terra in cui c'è una forte contrapposizione tra, diciamo, il turismo invernale legato allo sci da discesa e quella invece l'offerta turistica spalmata su tutto l'anno, diciamo più artigianale, come la chiamiamo noi. E l'offerta turistica invernale è un'offerta di tipo industriale, perché sono delle società, sono delle grosse realtà che hanno delle ricadute sul territorio, però il grosso dei proventi, diciamo, non è interno, ecco, sono realtà che è endogene. E quello che proponiamo noi è questo tipo di turismo che prima di tutto è molto più distribuito sul territorio e poi appunto si cerca di spalmare lungo tutto l'anno. E essere riusciti a mettere in rete tutti questi imprenditori vuol dire che comunque si fanno delle attività comuni, banalmente. Cine de Oro è un'associazione che con noi collabora per fare delle serate, allora si affittano un film e fanno 10 serate nel corso di un mese, gli costa molto meno, hanno uno schermo gonfiabile, arrivano, ognuno si porta la sedia, perché diciamo è anche un tentativo di socializzazione dal luogo, il paese o chi è lì, anche nelle seconde case può andare a fruire di questa proiezione. Questo è uno dei tanti esempi che si riesce a fare se si lavora in rete. Il grosso assente è il governo del territorio, perché da noi è venuta meno le comunità montane, le province, che erano quelle realtà che magari in alcuni posti non lavoravano bene, per carità, ma in altri erano fondamentali. E allora mancano i livelli intermedi. Oggi si parlava di connettere i comuni, la regione e il governo, ma tra la regione e i comuni, almeno da noi, c'è uno spazio che è difficilmente colmabile, perché la regione Piemonte, in una regione che è per metà montana, per metà diciamo urbana, e prevale un po' l'altra parte, quindi c'è meno attenzione. Questo è un grosso problema, che cercano di supplire i parchi, tutte le varie realtà che ci sono sul territorio, però è un grosso problema. Per cui, per finire, noi abbiamo ancora fatto un passo avanti più politico, abbiamo creato un'associazione che è nata a gennaio di quest'anno, che si chiama Trip Montagna, non è una cosa psichedelica, sta per turismo responsabile in Piemonte, e all'interno abbiamo raccolto le guide alpine del Piemonte, gli accompagnatori naturalistici del Piemonte, i gestori Agraf dei rifugi posti d'acqua del Piemonte, la rete Sweet Mountain e 2 associazioni culturali, la nostra di dislivelli e Cantieri d'Alta Quota, che è un'associazione di architetti, diciamo, attenti alla parte di architettura montana. Con questo vogliamo dare rappresentatività e fare, diciamo, lobby in regione, proprio perché manca l'attenzione a questo mondo. Abbiamo fatto un incontro il 25, cioè l'altra settimana, in regione con l'assessore alla montagna, l'assessore al turismo, in cui abbiamo portato 4 buone pratiche, per dire, guardate che esiste già questa offerta turistica artigianale in Piemonte ed è molto importante.
Noi come Trim Montagna rappresentiamo 700 tra professionisti e imprenditori della montagna, quindi un numero rilevante, per quello ci hanno permesso di organizzare questa cosa in regione. E esiste già questa realtà, abbiamo portato l'esempio dei 25 anni del sentiero Citani in Valmaira, oggi c'era Colombero che racconta, ecco, sono 25 anni che funziona il sistema Valmaira con il sentiero Citani ed ha da lavorare a parecchia gente. Abbiamo portato Valmy Experience, che è un'esperienza delle Valli di Lanza, in cui un piccolo comune della Val di Lanza ha detto no all'LSD e ai mezzi a motore. E però un no che vuol dire un sì a un tipo di turismo, hanno invertito la tendenza, una valle comunque in grossa crisi, ha deciso di puntare su quello. E i primi numeri iniziano ad arrivare, perché se prima era una cosa mista tra un'accoglienza di un certo tipo, manco un impiantino, ma anche l'LSD che alla fine non accontenta nessuno, adesso pian pianino accontenta la gente che cerca, diciamo, una montagna lontano dai rumori, da queste cose qua. Abbiamo portato l'esempio del Valvaraita Trekking in Valvaraita, di fianco alla Valmaira, che ha copiato più o meno il modello Maira, quindi, come dire, una cosa che si evolve. E anche loro, avendo il giro del Monviso, comunque che è un forte attrattore, sono riusciti a portare nella valle parecchi escursionisti. L'ultimo è la Val Pelin in Val d'Aosta, che è riuscita a fare un progetto che ha portato dei numeri. In media i pernottamenti della Val d'Aosta sono in leggero calo, loro invece hanno avuto un picco incredibile puntando su un tipo di turismo artigianale. Scusate se sono stato lungo. No, io ho gli ultimi 5 minuti prima di andare via. C'è un'ultima domanda che è così: noi, diciamo, abbiamo l'ambizione di aree interne e la speranza, come dire, che condividiamo, che le aree interne siano dei luoghi di pionieristi, cioè dove si possa fare un po' di innovazione veramente. Allora ci chiediamo, come ci diceva ieri, tu dici cuore, no? Invece di aree interne, diciamo sempre uno sguardo, se, diciamo, queste aree interne, le esperienze che noi sperimentiamo possono essere esperienze di rilevanza nazionale. Noi cerchiamo di portare, come strategia nazionale delle aree interne, il tema delle aree interne al centro di riflessione dei cittadini che abitano città, perché noi riteniamo strategico del paese. Della vostra, una battuta proprio, no? Le vostre esperienze possono fare, come dire, da rivista, no? Per ripensare l'innovazione anche nelle città, nel paese, ponetevi appunto non solo nell'ottica delle terre, ma in una logica di paese. Possono studiare vari esempi, abbiamo delle storie che possono essere delle vostre storie? Secondo voi? Una battuta. Da quest'anno Conta Dinner, prima eravamo andati nelle case, avevamo messo insieme 20 agricoltori che sono i confinanti, un agricoltore apre la casa, invita i confinanti e quindi li facciamo conoscere. Da quest'anno abbiamo iniziato a connettere la città alla masserina, alla cascina. Come? Oltre ai 20 confinanti abbiamo aperto le porte a 20 ospiti che in una sera ascoltano le storie dei 20 agricoltori, assaggiano il cibo che i 20 hanno portato e ci abbiamo un corner dove loro possono, durante la cena che viene fatta subito dopo, interagire con i produttori, disintermediare il giorno dopo comprare direttamente. Connetti campagna e città insieme. E vediamo che la domenica li vanno a trovare, si creano nuove relazioni, cioè una cosa molto semplice. Insomma, le all'interno non sono isole, prego. Sì. L'ambizione di insegnare qualcosa alla città non riesco, dico solo modello dal mio punto di vista della piccola esperienza di Premana come rilanciare il concetto del distretto italiano, del tipico distretto italiano sull'arco alpino, e quindi è un'occasione e una piccola esperienza che è a metà del guado, ma vediamo il porto di arrivo, per riuscire a prima aggregare, quindi innovare, raccontare la bella storia e riuscire a raccontare la bella storia e quindi poi innovare l'economia del paese montano diversificandola. Perché l'obiettivo finale, ovviamente, ieri ero qui in questa stessa sala e c'era il binomio cultura zootecnia come disimpatto, io dico il binomio per noi forbici produzione, localizzazione di eccellenza di produzione, turismo, è per noi la possibilità di riuscire ad avere un futuro. Questo modello abbiamo l'ambizione di riuscire a proporlo, a presentarlo ad altri storici distretti italiani delle varie filiere, tessile, agroalimentare e quant'altro, che possono trovare un'occasione di rilancio in questo senso. Due cose. Uno, che credo che in questo momento la città di Arezzo
prototipe di luce riflessa rispetto a contesti della provincia, San Sepolcro, ma anche Cortona per esempio, che irradiano. Secondo me, cioè, la speranza che la città di Arezzo, che dovrebbe essere invece da traino, è che invece si faccia irradiare e assuma un po' questo, e quindi assuma nella città modelli che nella provincia invece secondo me sono più vivaci. Due, seconda cosa, noi ci siamo inventati questa cosa, si chiama Art Suite Art, residenze di artisti in abitazioni private. È un modo perché Caserma Archeologica, che è un edificio, sono delle mura indispostabili, invece diventi veramente molto leggero e fruibile, per cui ci sono famiglie che accolgono, cioè, che decidono di scegliere un artista da ospitare in casa, l'artista realizza un'opera d'arte su misura per quel contesto e per quella famiglia. L'opera rimane di proprietà della famiglia, però è accessibile, per cui se voi andate sul sito artsuitart.net c'è una mappa in questo momento di 6 residenze che abbiamo realizzato in meno di un anno, e potete andare a casa di queste persone che saranno ben contente di accogliervi, di raccontarvi come hanno co-creato l'opera d'arte che è in casa loro. Modelli, ed è autosostenibile, cioè in questo momento Art Suite Art si ripara da sé, quindi lavora con una logica diversa, no? Modelli passano per noi, secondo me, sempre dalla relazione e dalla valorizzazione delle competenze. Io penso che sinceramente, in piccolo, io dentro il lavoro che stiamo facendo, sinceramente ritrovo tutte le tematiche che per me sono di questo tempo, di queste generazioni, cioè le ritrovo proprio tutte. Ho soltanto, devo dire, un po' la cosa mi è agevole, perché se io incontro il sindaco ci parlo e gli spiego le cose, se incontro l'assessore gli mando un WhatsApp e mi risponde, e determinate dinamiche sono più vicine, non che siano più semplici, sono più vicine. E quindi è un laboratorio in quanto tale, quindi in uno spazio più piccolo le problematiche sono abbastanza presenti e tutte chiare. Io direi la parola a Maurizio, poi ho una battuta a lei, giusto? Sì, Maurizio. Sì, sicuramente. Sì, poi alle 11:30. No, che è andata alle 11:10, quindi ci abbiamo proprio. Anzi, hanno detto anticipate, quindi stiamo già rubando tempo, però finiamo la discussione almeno, appunto. No, sui rapporti città-montagna, come tu sai, noi è uno dei nostri punti. E sicuramente viviamo in un mondo solo, sono due facce dello stesso mondo, la montagna non vive senza la città non vive senza la montagna. Vuol dire che servizi ecosistemici, acqua, legno, pietra, tutto quel che può dare la montagna, ma significa anche che prodotti della montagna, prodotti di qualità, non possono ovviamente entrare nemmeno in mercato, per cui la gente, come diceva Piero Sardo, presidente della Fondazione Sviluppo, che collabora con noi, bisogna portarla qui a capire che cos'è il prodotto, perché lì tu, come dire, gusti un territorio. Allora, il fatto con la città è questo, una città che rispetta, che, come dire, in qualche modo aiuta la montagna, e viceversa, la montagna dà delle cose alla città. Su questo noi ci lavoriamo tantissimo. Benissimo. Allora, due, chi c'è? Qualcuno vuole dire una cosa? 1, 2, 3, ok, va bene, velocissimo. L'innovazione è anche valorizzazione della città, scienza psicologica. Si può presentare Andrea Cavallero. Andrea Cavallero, sì. L'innovazione è anche valorizzare la conoscenza storica. Conoscenza storica associata ad una conoscenza della vegetazione. C'è un esempio, la produzione del formaggio che anticamente i territori di confine tra Francia e Piemonte si mantenevano in buoni rapporti con le due, inviando prodotti di formaggi unici. Questi formaggi sono stati ripresi grazie ad una conoscenza di vegetazione e di questo ricordo storico. È nato il Pleasantif 10 anni fa, un formaggio del primo mese di vegetazione, di monticazione, un formaggio che è passato da una media di 4 euro chilo venduti all'ingrosso a 17 venduti al privato in una fiera di un giorno, che in Valchisone ha una richiesta di 7.000 forme e ne producono 5.000, e l'anno prossimo aumenterà il prezzo, no? E non se ne fa di più. Se ne fa di più solo se nuove realtà produttive estenderanno il territorio coltivato e gestito a pascolo in modo corretto. E questo, la individuazione di nuovi prodotti, può essere una nuovi prodotti storici, nuovi prodotti che nascono dalla perfetta correlazione tra le caratteristiche che deve avere il prodotto, non solo sulla carta, ma sulla etichettatura esaustiva.
E oggi nasce il problema del rispetto di questa normativa, perché più il prodotto aumenta il numero dei produttori, più c'è il rischio che qualcuno incominci a... No? E quindi questo è un problema da affrontare in modo importante, generale. Velocemente battuta, il problema rimane sempre quello di una bipolarità città all'interno. Vedo dei discorsi che si fanno, secondo me qui sta scattando uno stravolgimento di paradigma, che mentre la città si deve sempre il sapere per nutrire le aree interne, qui il sapere si sta formando dentro le aree interne. E quindi anche le questioni di formazione, passando per le scuole, per i classi e via di seguito, tutte queste cose stanno iniziando a cambiare i sistemi. E su questo ci dovrebbe essere un ragionamento molto profondo, perché in questo momento è la città forse che è indietro rispetto alle produzioni nella formazione di queste nuove modelli, perché in città non si possono fare, è questo che diceva anche lui, cioè ritorno alla comunità, riapre dinamiche diverse che coinvolgono anche il sapere, e forse è il sapere che deve iniziare ad adattarsi a questi luoghi. Una battuta velocissima, alla luce di questa ricchezza che vi hanno portato e gli amici oggi diciamo dimostrano e corroborano anche la correttezza della strategia, io il tema che vorrei per il prossimo forum è se diciamo, queste esperienze considerano adeguate le politiche di supporto alle loro esperienze. Cioè io vorrei il tema delle politiche pubbliche di supporto alle loro esperienze. Appunto, allora noi dobbiamo riflettere su quali dovrebbero essere, per esempio il PSR, mi pare di capire, va in tutt'altra direzione, allora quindi dovremmo in qualche modo trovare il modo di influenzare le politiche e i bandi a sostegno di alcune cose che funzionano. Se no facciamo, ripetiamo sempre la quazione di questo è uno degli obiettivi su cui diciamo, stiamo lavorando. Come fai? Io per chiudere questo dibattito con una battuta, diciamo, è questa, diciamo, qui stiamo parlando di persone e lavoro in aree interne. Ora pongo a voi questa questione che mi si apre. Abbiamo capito bene che quando parliamo di innovatori in aree interne stiamo parlando di persone che non si possono infilare in una catena di montaggio, delle persone che non si possono sostituire con le macchine. Presumibilmente degli artigiani, questo significa molto, cioè, stiamo parlando tutti quanti, ognuno per sé, stiamo parlando di soggetti un po' nuovi, diciamo, una nuova categoria di lavoratori di cui stiamo tutti utilizzando, diciamo, l'esistenza futura, e neanche viene fuori. Grazie, arrivederci.